Allora, buongiorno, saluta di consiglio del 20 ottobre 2020. Se predisponiamo l'appello. Allora, procediamo all'appello della seduta del Consiglio della terza circoscrizione di giorno 20 ottobre 2020, ore 9:35. Adelfio. Presente. Presente. Sì. Bruschetti. Presente. Ulemi. Presente. Ilardi. Ilardi era collegato. Vado avanti. Prester. Quartararo. Presente. Rappa. Presente. Sant'Angelo non c'è. Tarantino. Presente. E Terranova. Presente. Allora, al momento siete presenti in otto. Se Ilardi si collega, poi ci mettiamo la presenza. Naturalmente prestiamo il nostro consenso ad utilizzare la nostra immagine ai sensi della normativa vigente. Il quorum strutturale c'è, potete procedere alla nomina degli scrutatori dietro approvazione di tutti. Sì, Tarantino, Prester, Quartararo. Va bene. Allora, ha delle comunicazioni, lei la legge e poi alcune le leggo io. Io ne ho solo una. Me la legga. Allora, un attimo. Allora, io ho una richiesta del consigliere Bruschetta, il sottoscritto consigliere Saverio Bruschetta, consigliere della terza circoscrizione, chiede agli uffici AMG Gas S.p.A. il riparto del punto luce spento in via Paratore numero 7. Certo, il vostro riscontro gradita e distinti saluti. Quindi questa la posso cancellare perché l'avevo pure io. Allora, poi io ho alcune richieste, iniziamo in ordine cronologico di arrivo. Allora, a firma del consigliere Tarantino ho una nota dove chiedeva lo spazzamento in via Nicolò Azzoti, ex via dell'Ermellino. A seguito di questo ha fatto ulteriore nota dove appunto chiede di annullare questa richiesta in quanto lo spazzamento è stato effettuato in data 16 ottobre 2020. Quindi questo le possiamo annullare, giusto, consigliere? Sì, confermo, Presidente. Ok. Grazie. Allora, il consigliere Tarantino chiede, frattanto così la predispongo all'inoltra. Allora, il consigliere Tarantino chiede, in qualità di consigliere della terza circoscrizione, l'intervento di cui in oggetto, che parliamo di tre punti luce spenti in via del Castoro. Emella terza circoscrizione, giusto, dottoressa? Sì. Terza, terza. Perfetto, e cancelliamo. Allora, il consigliere Terranova non gli accendono le punti luce in via Santa Maria di Gesù, quindi chiediamo il ripristino. Senza civico. Di sei donne in ambiti diversi hanno lasciato il segno. Senza Comunque, civico. quindi ci sono diversi punti Sì, luce sono di più di via due. Santa Maria di Gesù, lato monte, del viale della Regione Siciliana. Lato Monte.
Allora, poi invia sempre il consigliere Terranova, chiede il ripristino di punti luce spenti in via Brasca. Allora, poi il consigliere Quartararo chiede. Presidente, avevo mandato un'altra, io un'altra richiesta. Sempre di punti luce? No, rimozione del rifiuto ingombranti in via Falso. Ma io li sto leggendo in ordine cronologico, poi ora vediamo. Ok. Io li leggo in ordine di consigliere. Sempre il consigliere Quartararo chiede, il consigliere Quartararo chiede invece il ripristino di una basola in via Oreto all'altezza del civico 330/C. Infatti mostra un allegato fotografico. Sì, come dove... Como. Come? All'altezza. Sì, come Como. Dov'è? Dov'è? Civico 330/C, Como. 330 via Oreto. Via Oreto. Sì, Giussi. Inviato e cancelliamo. Poi il consigliere Terranova chiede la dimozione di rifiuti ingombranti in via Falsomela all'altezza del civico 26. Era questa, consigliere Terranova? Sì, sì. Grazie, presidente. Allora, poi il consigliere Tarantino chiede lo spazzamento manuale in viale Placido Rizzotto, nei pressi del civico 59 al 61. Tratto compreso tra via Felice in passato e via Laveno Logreco. Si comunica che la sporcizia presente rende i marciapiedi intransitabili e indecorosi. Ma perché dal civico 59 al 61? L'altra parte di Placido Rizzotto è spazzata, consigliere? No, ho visto che praticamente questa zona è altamente, diciamo, indecorosa, nel senso che è molto sporca, quindi ho dato una priorità. Naturalmente è tutta via delle vere da spazzare, ma questa area è altamente sporca, per questo ho dato un'indicazione. Poi naturalmente loro stessi possono valutare la situazione generale, dico una volta che sono... Lo dico perché presumo che ci sarà l'operatore addetto per tutta la via, presumo, dico. Presumo. Altre richieste io non ne ho. Via rumore che è stata inviata il giorno 16 è stata letta a firma al consigliere Tarantino? No. No. Via Guido Rossa neanche? No. Presidente, l'albero di Piazza delle Chiese. Sì, ora lo stiamo leggendo. Poi c'è svuotamento cassonetti. Allora, ce ne sono altre la richiesta. Allora, c'è una firma del consigliere Lardi dove chiede lo svuotamento dei cassonetti della differenziata in via Belmonte Chiavelli all'altezza dei civici 24/26. Poi il consigliere Tarantino chiede
la rimozione di alcuni rifiuti ingombranti nei pressi dell'asilo nido del Pellicano e con angolo con via Giuseppe Rumore, che da mesi stazionano tipo ad esempio un divanetto, un mobiluccio. Questa la possiamo inoltrare pure. Questa la cancelliamo. Allora, richiesta spazzamento manuale in via Guido Rossa, è sempre a firma il consigliere Tarantino. Così come chiede pure il diserbo in via Giuseppe Rumore. Allora, io richieste non ne ho più da leggere. Ah, c'è poi no, la richiesta del consigliere Prester. Che chiede una potatura urgente di un albero in piazza delle Cliniche, di fronte alla medicina legale, cos'è? Di fronte alla clinica medica prima di fronte alla clinica medica prima. Tra l'altro questo albero è stato preso di mira da insetti. Va bene, nell'ambito delle comunicazioni qualche consigliere vuole prendere parola? Sì, Presidente. Prego. Intanto, Presidente, volevo sapere se per caso gli inviti Norata e Petralia abbiamo notizie. Ma suppongo che una volta che siamo a martedì, anche per questa settimana, non ci sono notizie. Quindi, se eventualmente è possibile, è da parecchio tempo. Voglio dire, fino adesso, dal momento in cui l'assessore Petralia, diciamo, ha avuto l'incarico, non ha avuto il piacere di poterla avere con noi. So che nella maggior parte delle circoscrizioni è già stato ospite con cui ha potuto dialogare. Noi ancora non abbiamo avuto questa possibilità, come lei sa, abbiamo... Dottoressa, mi scusi, hanno onorato che date gli abbiamo messo? Già superato le date? Ma io penso di sì, perché oggi siamo alla convocazione, no? Abbondantemente, certo, Presidente. No, noi siamo oggi già a 9 convocazioni. Oggi stesso passiamo di partire un momento. Presidente, le faccio notare che questa è la terza volta. Se non è la quarta, oltre un mese, oltre un mese. È normale perché devo dare un miscio. Nemmeno da una risposta che è impegnato per il momento con l'azienda. Non scusate, abbiamo nessuna notizia. Non avevo finito. Scusi, collega, scusi. No, Presidente. Posto, Presidente. Prego. Appunto, e quindi al di là appunto di vedere sollecitare, poi volevo informare a tutto il Consiglio, al Presidente, che ieri ho avuto da parte di un cittadino una telefonata che si trovava appunto al centro di raccolta e ha avuto problemi per quanto riguarda, diciamo, appunto, era in possesso di 8 materazzi provenienti dal centro arcobaleno. E niente, il problema è questo, che più di 4 non ne poteva depositare
quindi mi pare a me un problema veramente questo da poter affrontare. Non ho capito, per i quattro non ne poteva depositare. Sì, e difatti spero appunto che questo sia un problema da poter affrontare con Norata, perché certo, in questa maniera si spingono chiaramente chi magari deve fare gli sbarazzi a come sappiamo di persone che poi vanno buttando il materiale, diciamo, in città. Chiaramente sotto insistenza mi ha chiamato, sotto insistenza appunto dicendo appunto che addirittura il centro Arcobaleno aveva fatto prenotazione il 13 giugno, aveva fatta la prenotazione per affinché venisse ritirati questi materiale presso il loro centro, e difatti non era ancora questo avvenuto, quindi loro l'hanno portato. Poi finalmente dice che hanno voluto un timbro, quindi è dovuto ritornare al centro Arcobaleno a prendere un timbro che giustificasse appunto che questo materiale era al centro Arcobaleno. Dopodiché, per solo questa volta, sono stati accettati questi quattro materassi. Ecco, sarebbe opportuno appunto con il presidente Norata rivedere questa situazione, perché mi pare del tutto, diciamo, fuorviante di quelle che sono appunto le motivazioni che sono alla base appunto di questi centri di raccolta, di far sì che le persone possano portare lì più materiale possibile per evitare appunto, diciamo, questo degrado che abbiamo, diciamo, ormai da tempo presso le nostre città, presso le nostre vie, dove continuamente assistiamo appunto a questi abbandoni di ingombranti che ormai, diciamo, la città deturbata appunto ha un decoro così appunto inqualificante. Pertanto spero appunto che il presidente al più presto venga da noi e possiamo chiarire questa situazione anche dei centri di raccolta, che mi sembra che ci siano delle falle. Grazie presidente. Grazie consigliere. Sì, lo faremo presente questo a Norata, perché sarebbe un paradosso non riuscire a ricevere, non lo so, chi gli avrà detto no in base a qualche regolamento. E poi tra l'altro noi non siamo, almeno io non sono a conoscenza, a quanto pare c'è il limite dei quattro pezzi, presidente. Ah, non lo sapevo, dico, e questo bisogna superarlo, questa cosa bisogna superarla. È pur vero, presidente, posso? Prego. È pur vero che dico un limite comunque va posto nella consegna giornaliera, dico, al limite chi deve conferire può conferire in due giorni diversi, perché immaginiamo 10 persone, dico, è un caso inverosimile, dico, sì, è inverosimile, però è un paragone, dico, immaginiamo 10 lambrettini o 10 persone che scaricano tutti come questo utente 10 materassi, significa 100 materassi in un giorno, e poi magari arriva l'utente che ne ha uno solo e magari non lo può conferire, di magari un limite che va sicuramente innalzato magari a 6-7 pezzi, perché 4 sicuramente è un po' limitato, magari sicuramente è stato fatto per questo, anche perché lì hanno degli scarrabbidi che comunque vuoi non vuoi si riempiono, e quindi loro magari limitano il conferimento per questo motivo, presidente. L'unica cosa che mi viene in mente può essere questa. Sicuramente avranno queste disposizioni, chiaramente. Vabbè. Allora, ci sono altre comunicazioni, altri interventi da parte dei consiglieri? Avete forse il microfono staccato? No. Va bene, diamo lettura del verbale. Sì, un attimo che lo prendo.
Allora, verbale del 12 ottobre. Allora, l'anno 2020, il giorno 12 del mese di ottobre alle ore 9 si è riunito il Consiglio della terza circoscrizione in modalità telematica a distanza, ai sensi dell'articolo 73,1 del decreto legge 18 del 17/3/2020, ai sensi delle circolari 8, 10 e 11 all'assessorato autonomia locale Regione Sicilia, nonché della disposizione numero 7 del 24 marzo 2020 del Presidente del Consiglio Comunale di Palermo, con avviso di convocazione protocollo 859141 del 29 settembre 2020 per procedere alla trattazione degli argomenti all'ODG. Presiede la seduta il vicepresidente Gulemi, partecipa in qualità di segretario il funzionario Maria Calderone, redige verbale il collaboratore la signora Sabica. Verificata la presenza del quorum strutturale per la validità della seduta, il presidente pone in votazione il collegio degli scrutatori nelle persone dei consiglieri Prester, Quartararo e Tarantino. Si passa al primo punto all'ODG, ovvero comunicazione del Presidente, dando lettura di un'email pervenuta da un cittadino che chiede lo spostamento del mercatino di via dell'Airone. Si prosegue con la lettura di alcune richieste inviate dai consiglieri al Presidente per il successivo inoltre alle aziende competenti. Richiesta di mozione e rifiuti incompranti in via Perez, altezza civico 126, a firma Prester. Richiesta rimozione e rifiuto ingombranti in via Mendola, angolo con via Filippo Corazza, a firma del consigliere Prester. Richiesta bonifica, postazione, raccolta plastica, carta, quartiere e bonaggia, a firma del consigliere Tarantino. Richiesta ripristino 5 punti luce spenti in via Loi, lato Monte, nei pressi del civico 31, a firma del consigliere Tarantino. Richiesta rimozione e rifiuti incompranti, postazione e restiamo in via Falsoniere, tratto compreso tra via Eloi e via Chiaranda, firma del consigliere Tarantino. Richiesta copertura buca e ripristino manto stradale, ingresso scuola Guglielmo Oberdan, in via Pietro Spica, ingresso ubicato nel tratto finale della via, firma del consigliere Quartararo. Chiede ed ottiene la parola il consigliere Bruschetta, che vuole esprimere le condoglianze alla poetessa Francesca Guaiana per la morte del marito, lo scultore Franco Maggiore, una gran bella persona che negli ultimi anni ha convissuto con una grave malattia. È stato insignito anche di molti premi. Da qualche anno aveva avuto modo di conoscerlo, in quanto in seguito ad una mozione da lui presentata con cui chiedeva di realizzare un murales dove sarebbe stata scritta una poesia nel muro di cinta della discarica di via dell'Airone, si era dimostrato subito disponibile a partecipare a titolo gratuito. Per questo chiede di fare un ringraziamento e un applauso alla sua memoria. Il Presidente afferma che tutto il Consiglio si associa al dolore e si rende disponibile per qualsiasi iniziativa si voglia fare per ricordarlo. Chiede ad ottenere la parola il consigliere Prestere, che comunica che via Decollata è stata aperta al traffico, pertanto alcuni cittadini chiedono che i cassonetti RSU di via Mario Orso Corvino vengano spostati in via Minà. Il Presidente evidenzia che la mail con cui si chiede lo spostamento del mercatino di via dell'Airone rappresenta il disagio in cui vivono i cittadini, che non ne possono più di essere vittime di tutti i problemi derivanti dalla presenza dei mercatini, ovvero quelli relativi alla sicurezza, alla viabilità e alla questione igienico-sanitaria. Sarà suo compito parlare con il Presidente Sant'Angelo e poi invitare l'assessore competente, il rappresentante dei mercatari e i cittadini, in modo da affrontare per l'ennesima volta la problematica. Lo stesso discorso verrà fatto per il mercatino di via Oreto e per quello di via Sebastiano Lafranca. Mercatari, per aprire dopo l'emergenza Covid-19, hanno fatto una lunga battaglia e si sperava che vi sarebbero state regole nuove, mentre invece la situazione attuale è la medesima di prima. Chiede di ottenere la parola al consigliere Quartararo, che specifica che la problematica è stata affrontata tante volte in consiglio e i problemi evidenziati sono comuni a tutti i mercati rionali. Manca il senso civico, nessuno vuole mettere in dubbio che debbano guadagnare il pane, ma occorre e si rispettino le regole. I problemi sono sempre gli stessi: occupazione di passi carrabili, sicurezza, viabilità e problemi igienico-sanitari. Bisogna affrontare anche il problema degli abusivi, perché chi si trova fuori dal mercato regolamentato pratica prezzi più vantaggiosi a danno di chi paga le tasse. Sono una serie di problemi che nessuno vuole risolvere. Il Consiglio circoscrizionale è il primo gradino dell'istituzione, riceve le lamentele da parte dei cittadini residenti
che non riesce a risolvere perché abbandonati dall'amministrazione centrale. Il Presidente ricorda che nell'ultimo incontro con l'assessore Pampiano, questo aveva chiesto al Consiglio di individuare un'area dove ubicare i mercati. Il consigliere Quartararo replica che qualsiasi area il Consiglio proponga all'amministrazione non andrà bene, per cui è bene che l'area venga individuata dall'amministrazione. Chiede la parola al consigliere Ilardi, che sottolinea che si sperava che dopo l'emergenza Covid-19 la situazione dei mercati sarebbe cambiata, invece il contesto è il medesimo del passato. Le stesse problematiche ancora irrisolte. Chiede e ottiene la parola al consigliere Bruschetta, che affronta il problema della pulizia dei mercatini, suggerisce di distribuire ai mercatari sacchi in cui porre rifiuti, ha anche presentato una mozione in cui l'installazione di scarrabbeli dove i mercatari avrebbero potuto conferirsi invece di lasciarli per strada, dando uno spettacolo indecoroso della via, ma la sua mozione non ha avuto riscontro. Chiede e ottiene una parola alla consigliera Zappa, che precisa che manca il senso civico ed è difficile educare i mercatari in quanto gente già adulta e con abitudini radicate. Alle 9.59 esce il consigliere Bruschetta, risultano presenti 7 consiglieri. Il Presidente ricorda che diverse volte nelle passate consigliature il Consiglio ha cercato di sensibilizzare i mercatari sulla pulizia, ma senza alcun esito. Chiede e ottiene la parola la consigliera Rappa, che specifica che la colpa è dell'amministrazione che non effettua i controlli. In altre località i vigili urbani, prima di consentire il montaggio delle bancarelle, controllano la licenza e poi distribuiscono i sacchi numerati. Si passa al secondo punto all'ODG, ovvero l'approvazione verbale relativa alla seduta precedente, con la lettura del verbale del 6/10/2020, approvato alle 10.15 per appello nominale, il cui esito è il seguente: presenti 7, votanti 7, voti favorevoli 7. Esauriti gli argomenti, il Presidente alle 10.20 chiude la seduta. Bene, lo metto. Allora, procediamo all'appello nominale? Sì, sì. Per l'approvazione del verbale del 12 ottobre 2020. Adelfio. Favorevole. Bruschetta. Approvo. Uleni. Favorevole. Ilardi. Favorevole. Prester. Favorevole. Quartararo. Favorevole. Rappa. Favorevole. Sant'Angelo non c'è. Tarantino. Favorevole. E Terranova. Favorevole. Allora, è stato approvato con 9 voti favorevoli su 9 presenti. Perfetto. Dottoressa, predisponga gentilmente la mia uscita e mi sostituisce con il consigliere Ilardi. Va bene. Grazie, buona giornata. Poi buona chiudi giornata. Tu la registrazione, Tarantino. Buona giornata, arrivederci. Buongiorno, Presidente. Buona giornata. Dottoressa, continuiamo con i lavori d'aula. Sì, e allora continuate, cosa volete? Sì, se c'è qualche mozione o qualcuno vuole fare qualche comunicazione. Allora c'era il consigliere Quartararo che voleva che venisse trattata una sua mozione che è all'ordine del giorno in linea, al punto 9, punto 8. Sì, va bene. Collega Quartararo, la preleviamo? Sì, avevo chiesto il prelievo. Sì, sì, va bene il prelievo. Tu la puoi leggere, Quartararo, oppure la leggo io? Allora, intanto i colleghi che la vogliono prelevare. Io mi associo al collega Quartararo. Ilardi, Quartararo e Prester. Va bene, leggiamo la mozione. Sì, un attimo solo che la recupero. Ah sì, va bene, no, mi sembra che la doveva leggere il collaboratore Mazza. Mi sentite? Sì. Un attimo solo. Sto aprendo il file. Sì.
Ah, mi sentite, posso? Sì. Sì, 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 la legga, legga l'oggetto e poi, esatto. Adozione di interventi atti a limitare la velocità dei veicoli in transito in via Giuseppe Bagnera, nel tratto compreso tra via Pianalli e via Chiarandà. Premesso che la via Chiarandà è una strada periferica densamente abitata nel tratto in oggetto e a doppio senso di circolazione. Considerato che la strada in oggetto è priva di marciapiedi e pertanto i pedoni sono costretti a transitare sulla sede stradale, oltre che avere gli ingressi delle abitazioni pressoché al limite della carreggiata stessa. Visto che i veicoli percorrono la sede stradale a forte velocità, esponendo i cittadini a seri rischi per la propria incolumità, considerando anche i vari ingressi delle abitazioni direttamente su strada, solo per pura fatalità non si sono verificati i tragici eventi, a cui i cittadini cittadini spesso sono scampati per un soffio. Si ritiene che l'amministrazione centrale debba urgentemente adottare dei provvedimenti attuando gli interventi che riterrà più opportuni al fine di ridurre la velocità dei veicoli in transito, limitando così la fonte di potenziale pericolo e salvaguardia dell'incolumità dei cittadini. Pertanto si invita il Consiglio circoscrizionale ad impegnare gli uffici competenti dell'amministrazione centrale, settore mobilità urbana, al fine di realizzare quanto citato in oggetto, onde rendere un utile servizio alla cittadinanza. Dottoressa, sto notando nel testo che ho letto che ho effettuato un errore di digitazione nel testo della mozione. Rettifichiamolo, collega Quartararo. Dove c'è scritto premesso che la via Chiarandà non è via Chiarandà, ma è la via Giuseppe Bagnera, perché l'oggetto della mozione è via Giuseppe Bagnera. Lo rettifichi lei stesso e poi lo legga. Non ce l'ho la mozione, dico qui sul. Giuseppe, è in PDF. Ce l'ammazza. Poi me lo dici dopo il consiglio, è fatto bene che la modifichiamo, vedo come poterla modificare. L'oggetto è giusto, praticamente nel testo della mozione, poi alla fine lo faccio. Posso, Presidente? Sì, vada, collega. Dico, la mozione parla, come abbiamo letto, della problematica che mi hanno fatto notare diversi cittadini riguardo la via Bagnera. Bagnera. Sì, praticamente come voi sapete, dico, molti di voi giustamente conoscono il tratto in questione. La via praticamente ha senso a doppio senso di marcia e quindi in questo tratto tra l'altro i veicoli sfrecciano a forte velocità, le abitazioni, la strada è priva di marciapiedi, quindi oltre a essere un pericolo per i pedoni che camminano sulla sede stradale, le abitazioni stesse, quando magari uno esce proprio dalla porta di casa, si ritrova praticamente già sulla strada, e avere dei veicoli che transitano a forte velocità è un serio pericolo, soprattutto anche per i bambini, per le persone anziane, perché sappiamo che lì la borgata è abitata anche da tantissimi anziani. Quindi, vista anche la mancanza dei marciapiedi e quindi non c'è nessun tipo di salvaguardia per i pedoni, si chiede quantomeno che l'ufficio mobilità urbana possa realizzare degli interventi, quindi io non vado a specificare cosa, perché naturalmente se parliamo di dossi poi ci rispondono che i dossi non si possono mettere, non si possono installare, anche se qui, esatto, in questo tratto esistevano i dossi artificiali, in questo tratto di via Bagnera. Quindi noi chiediamo con questa mozione, intanto stiamo sollevando un problema, quindi perché il problema c'è, è serio e riguarda la vita dei residenti, quindi noi non ci possiamo tirare indietro e quindi dobbiamo dare
risalto e comunicazione a quello che ci dicono i cittadini e quello che può essere un problema serio. Poi sarà la mobilità urbana a stabilire quali possono essere le soluzioni. Noi chiediamo degli interventi atti a limitare la velocità dei veicoli, quindi poi decideranno loro il da farsi, se mettere delle bande rumorose, se mettere un limite di velocità, se adottare dei controlli, quindi poi saranno loro a decidere cosa fare. Intanto noi c'era un problema e dobbiamo dare voce ai cittadini per cercare di eliminarlo. Ho finito, Presidente. Certo, abbastanza chiaro la sua... come dire, la sua illustrazione. Mi dica una cosa, collega Quartararo, la via Bagnera mi fa il collegamento di quale via? Di quale via? Via Bagnera, parliamo del tratto che va da via Pianalli. Dove finisce la via Pianalli, diciamo? Inizia il tratto, esatto, di via Bagnera, che a sinistra è senso unico per andare a... E invece, girando a destra, girando va a finire destra, a Piazzetta Teresi, via Chiaranda. Sì, io le vorrei aggiungere a quanto da lei illustrato, che in questa, proprio dove finisce la via Bagnera, che inizia, si incrocia, non mi ricordo se è la via Bonaggio o via Chiaranda, c'è una piccola chiesetta dove, come diceva lei, come illustrava lei, ci, esatto, sono molti fedeli che si recano presso questa chiesetta piccola, che non mi ricordo come si chiama in questo momento. E naturalmente sono favorevole a quanto da lei illustrata la mozione, perché è capitato pure a me nella strada a doppio senso di incontrare veicoli, anzi addirittura motoveicoli che vanno a tutta velocità, che sfrecciano, e sono d'accordo con il suo parere da quanto illustrato. C'è qualche altro collega che vuole dare un contributo a questa mozione del collega? Sì, sì. Presidente, se sì, posso. Sì. Prego. Ampia parola, prego. Collega Rappa. Sì, anch'io ovviamente non posso che essere favorevole a questa mozione, in quanto ormai sono stati tolti dissuasori, dossi, bande rumorose. Dico, ma il provvedimento da prendere qual è? Io molto presto, se non oggi, farò la stessa cosa, presenterò la stessa mozione per via Guadagna, che da quando sono state tolte le macchine, giustamente, che sostavano al centro della carreggiata e quindi dividevano la strada in due corsie, qua è diventato un continuo correre di macchine, arrivano, sfrecciano da via Stazzone, scendono da via Sebastiano Franco in una maniera, però già fatte richieste a suo tempo nella vecchia, con la vostra vecchia consigliatura, ancora io non ero consigliere ma avevo posto il problema, mi era stato detto appunto che non è più possibile mettere, cioè non ci sono provvedimenti, quindi nel frattempo preparo anche io questa mozione e poi se c'è da invitare qualcuno, così la trattiamo subito, collega. Sì, così se c'è da invitare qualcuno al consiglio, lo facciamo. E almeno vediamo, ci devono dare una risposta ovviamente sul da farsi. Ok, consigliere Rappa, presenta la mozione. La sì, 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 oggi stesso subito, la presenterò. Ok, c'è qualche altro, grazie, collega? Posso, grazie, perché? Sì, certo, collega, ne ha facoltà. Sì, per quanto riguarda questa via, io proprio in questa via la conosco perché sono rimasto bloccato tempo addietro, perché appunto c'era anche chi, un venditore di frutta che in quel momento era occupato, e quindi però per quanto riguarda il rallentamento, io se posso dare un consiglio, quantomeno dico come il mio pensiero, lì secondo me più che rallentare cose, secondo me si deve fare un divieto, perché cioè a senso unico, perché ritengo che, voglio dire, la strada è molto piccola. E quindi dal mio punto di vista appunto ritengo che lì sia più appropriato farlo a senso unico, perché da due vetture a volte sembra quasi difficilissimo, specialmente in certe curve, potersi appunto passare. Pertanto diciamo io mi asterrò intanto in questa, diciamo, in questa mozione. Se eventualmente sarà vuole essere, diciamo, modificata per quanto riguarda, diciamo, il senso unico, ecco, io in quel senso l'approverò. Grazie, Presidente. Sì, grazie a lei. Intanto, posso, intanto il collega Quartararo ha sollevato questa problematica
considerando diciamo l'alta velocità dei veicoli e dei motocicli. Poi saranno gli uffici tecnici, caro collega Bruschetta, vero che la carreggiata è stretta, vero che gli abitanti che sono... Per favore chiudiamo i microfoni, grazie. Vero che la carreggiata è stretta, vero che gli abitanti del quartiere della zona che ha sollevato il problema con la Quartararo non hanno dove parcheggiare e naturalmente devono parcheggiare là. E questi saranno i tecnici a valorizzare quanto da lei detto, collega Bruschetta. Collega Quartararo, a lei la parola. Sì, volevo solo, visto che si è aperto l'argomento sul senso unico, far riflettere il collega Bruschetta su un aspetto. Dico, io non vado a chiedere qualcosa che cambi il senso di marcia, perché io chiedo intanto che i veicoli rallentino, che vadino a una velocità inferiore rispetto a quella che è attuale, e anzi il fatto che ci sia il doppio senso può addirittura limitare la velocità dei veicoli. Se noi questa strada la trasformiamo a senso unico, senza porre un rimedio alla velocità, non facciamo che amplificare addirittura il problema, perché se la strada è a senso unico, addirittura le macchine la possono percorrere in un unico senso di marcia a velocità ancora superiore rispetto a quella che la percorrono adesso, perché sono sicuri che dall'altro lato non arriva nessuno, e quindi noi andiamo ancora ad amplificare di più il problema. Per questo io non ho presentato una mozione per far diventare la strada a senso unico, perché il problema reale attualmente è quello della velocità con cui i veicoli percorrono quella strada. Quindi noi dobbiamo creare un qualcosa che vada a limitare la velocità. Quindi questo è stato il senso della mia mozione. Non penso che il senso unico possa essere una soluzione, anzi un'amplificazione del problema. Sì, se posso. Chiaro, abbastanza chiaro, collega Quartararo. Sì, sì, collega Tarantino. Niente, io vorrei dire questo. La mozione diciamo tratta la sicurezza dei cittadini, in poche parole, di una strada secondaria dove appunto spesso si verificano problematiche appunto dovute all'alta velocità. Quindi ben venga che questa mozione venga approvata, affinché si possano mettere almeno tra virgolette dei paletti per far sì che non si verifichino più queste autovetture, motocicli o quel che siano che scorrono ad elevata velocità. Quindi visto che si tratta di sicurezza, diciamo, comunico già che voterò favorevolmente a questa mozione. Semplicemente questo, grazie. Ok, ci sono altri interventi di qualche altro collega? No, va bene. Dottoressa, poniamo le voti, la mozione del collega Quartararo. Intanto rileggiamo l'oggetto. Procediamo all'appello. Scusi, dottoressa, rileggiamo di nuovo l'appello, lo facciamo leggere al collega Quartararo e poi si dispone l'appello. Collega Quartararo. La devo recuperare nuovamente. La leggo io? Sì, sì, lega sì, l'oggetto sì, e poi si pone i voti. Va bene. Grazie. Allora, adozione di interventi atti a limitare la velocità dei veicoli in transito in via Giuseppe Bagnera nel tratto compreso tra via Pianalli e via Chiarandà. Va bene, allora procedo all'appello nominale. Ok, adesso... dottoressa. Adesso è uscito, quanto pare. Bruschetta. Astenuto. Ulemi è uscito. È uscito. Ilardi. Favorevole. Prester. Favorevole. Quartararo. Favorevole. Rappa. Favorevole. Sant'Angelo non c'è. Tarantino. Favorevole. Terranova. Favorevole. Allora, è approvata con 6 voti favorevole e 1 astenuto. Bene, dottoressa. Se non ci sono altri argomenti, dottoressa, alle 10:20 la seduta è chiusa. Va bene, buona giornata a tutti. Buona giornata a tutti. Arrivederci, buongiorno, collega. Buongiorno a tutti. Buongiorno.
Quartararo, non te ne andare, vediamo questa cosa, perché ora